Tel Aviv ai tempi del coronavirus. A Parigi, focus sui giovani alla conferenza della European Jewish Association. La rubrica di libri di Marta Spizzichino. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con Shalom Channel, la prima web TV ebraica italiana. Nonostante la difficile situazione, stiamo cercando di portare avanti il nostro lavoro e raccontarvi qualche news del mondo ebraico. Abbiamo prodotto questa edizione del TG Shalom nel rispetto delle regole stabilite dalla Presidenza del Consiglio. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno a tutti coloro che sono impegnati nella lotta alla pandemia, a partire naturalmente dal personale medico e sanitario e da chi lavora nella protezione civile, oltre che a tutte le altre categorie coinvolte. Invitiamo poi il nostro pubblico ad attenersi alle norme emanate dal governo e in particolare a rimanere nei limiti del possibile nelle proprie case. Partiamo con i servizi. Nella settimana appena conclusa si è celebrata la festa di Purim. Se in Italia le consuete feste in maschera non hanno avuto luogo, in Israele i festeggiamenti non sono mancati, anche se inevitabilmente in tono minore. Costumi e maschere come Purim comanda, ma l'atmosfera che di solito travolge Tel Aviv durante la più gioiosa fra le feste ebraiche, quest'anno è stata inevitabilmente più sommessa. Il virus corona sta penetrando anche nella città bolla per antonomasia e perfino le maschere di grandi e piccini ne sono la testimonianza. Festicciole sì, ce ne sono state, per lo più di quartiere e per le famiglie, rigorosamente in spazi aperti. I travestimenti lungo Viale Rothschild si sono visti, ma più sporadici. E quando sui social sono circolate foto di giovani in festa, assembrati nei locali di Jaffa e lungo i vicoli intorno a Shuka Pishpishim, i commenti sono stati severi. Non si sono fatti abbattere gli Italkim, costretti in quarantena dalle disposizioni del Ministero della Salute israeliano. Anche in casa si sono ingegnati a creare costumi degni di un party in piena regola. Si è tenuta a fine febbraio nel nuovo Centro Europeo per l'Ebraismo di Parigi la prima conferenza paneuropea organizzata dalla European Jewish Association e dal Concistoro Centrale Israelita di Francia. Tra i temi affrontati già raccontati nelle passate edizioni, particolare attenzione dedicata ai giovani. Vediamo come nel servizio. Lotta all'antisemitismo, educazione e coinvolgimento dei giovani. Questi i punti focali della convention della European Jewish Association che si è tenuta a Parigi a fine febbraio. Engaging Youth, Ensuring a European Jewish Future. Questo è il titolo del panel moderato da Oliver Bradley, attorno al quale si sono confrontati i responsabili e coordinatori dell'ebraismo giovanile europeo. Un momento per riflettere sull'inclusione dei giovani nella vita delle comunità ebraiche europee. Ciò che ho visto in Svezia è che vogliamo incontrarci per il bene della comunità. Così organizziamo cene o serate al pub, qualunque cosa per coinvolgere la gente e da quel momento, quando organizziamo questo tipo di attività e le persone iniziano a partecipare, allora puoi coinvolgerle e forse puoi fare eventi più seri su argomenti di interesse comune. Inclusione, ma anche dialogo e conoscenza delle diverse realtà europee, tutto con un obiettivo comune, il mantenimento dell'identità ebraica attraverso l'aggregazione a livello nazionale e internazionale. Proprio sul tema dell'interazione è stata la rappresentanza giovanile ebraica italiana a portare un importante contributo. Vogliamo cercare assieme a molti altri ragazzi e adulti, leader delle varie comunità europee ed italiane, di costruire una piattaforma tale per cui con il networking, con lo scambio reciproco di background, di opinioni e quant'altro si concretizzi l'ebraismo europeo in quanto comunità in senso molto molto ampio. Nella sua rubrica di libri, Marta Spizzichino ci racconta Il diavolo in terra santa di Enrico Brizzi. Ciao a tutti e bentornati. Cesare Maggi, dettologista, ed Enrico Rizzi, autori di questo libro, partono alla volta di Israele. A loro si uniscono amici come Ivan, Enzo e Max, ognuno con le proprie peculiarità. Il diavolo in terra santa, edito da Mondadori, è un resoconto di viaggio che vede i due protagonisti partire da Roma e arrivare a Gerusalemme, la città dove ogni pietra è sacra. Questa non è che l'ultima di tante esperienze trascorse assieme sulla scia del pellegrinaggio lungo la via Francigena del 2006 e di molti altri cammini.
Tra ferie e permessi, i due decidono di intraprendere questo lungo viaggio a piedi, passando per le cittadine laziali ed abruzzesi e proseguendo verso sud, prima verso Brindisi e poi in una barca da loro costruita verso Acri, in Calabria, e di lì alla volta di Israele. Partiti nell'estate del 2008, impiegano 12 settimane per raggiungere la meta che dista 960 km. È un cammino che richiede sforzo fisico, come testimonia Max Montefiori, una buona dose di autoanalisi. Tra cambiamenti, incontri e difficoltà di ogni genere, conosciamo non solo i personaggi che popolano questo racconto, ma anche le storie antiche e recenti connesse ai luoghi da loro percorsi, soprattutto quelle relative a Israele, terra affascinante e ricca di contraddizioni. Buona lettura! Per oggi è tutto. Vi ricordiamo che potrete vedere le passate edizioni del nostro notiziario sul canale YouTube Shalom Channel e inoltre andate sul nostro sito www.shalom.it e su tutti i nostri social per ogni aggiornamento quotidiano. Buona settimana e Shalom!